Caccia alla taglia? Ah, i cittadini di Bowerstone. Ok. Devo proteggere la mia città in fondo. Non lo farò mai nudo, come al solito. Non subirò danni. Finirò tutto entro un certo tempo. E decapiterò l'ultimo capo dei banditi. Come faccio a sapere se lo decapiterò o meno? Potrei utilizzare una freccia, ma non voglio rischiare. Grazie, signora! Devo neanche teletrasportarmi questa volta. Almeno credo. Fammi un po' controllare la mappa. Caccia alla taglia. Greatwood. Ma oibò! Ah, i cittadini di Bowerstone sono stati portati a Greatwood allora. Non sono a Bowerstone, sì, in effetti ha una certa logica. Davo, sei qui. Il gruppo di banditi che stai cercando ha preso degli ostaggi. Sono andati verso Greatwood. Forse riuscirai a raggiungerli. Buona fortuna. Io rimango qui e cercherò di inviare dei rinforzi. D'accordo, grazie. Vai pure. Il tempo stringe. Un eroe ci sta dando la caccia. Se dovesse prenderci, addio riscatto per questi due. Sarà meglio svignarcela. Dividiamoci. Bob, tu andrai a Fisher Creek con questo. Io e Reb andremo verso il lago di Greatwood con l'altro. Lasceremo qualcuno a prendersi cura di lui. Andiamo. Molto bene, tocca a me. Tre scommesse. Ma non avevo accettato decapitare il leader. Che cavolo. Vabbè, mai fidarsi di nessuno. Ah, fa buio presto qui, Scudo corporeo. E si va. Sveglia, banditucci. È arrivato l'arrotino. Farà molto male, sì. Farà più male a te che a me. Bravi, insultatemi. Continuate a insultarmi a fare gesti. Di certo vi aiuterà a eliminarmi. Per di qua, no? Ci sono mai stato poi? Dov'è? Fisher Creek. Mi pare di no. Oppure sì, non mi ricordo. Questo tizio continua a minacciarmi, fai qualcosa. Oh sì, faccio qualcosa, ma mi raccomando, urla più forte, si sente l'urgenza nella tua voce. Avanti, dai il peggio di te. Non sei all'altezza di contrastare me e la mia banda. Vogliamo scommettere? Doppio colpo reale e slow! Stai giù. Oggi si gioca a fare il morto, ragazzi. E voi siete i giocatori principali. Grazie per avermi salvato, eroe. Ma il Figurati. gruppo di banditi ha ancora mia sorella. Ho sentito i banditi dire che l'avrebbero portata al di là del lago di Greatwood. Intercettali.
Torno a Bowerston, la sarò al sicuro. Sì, vai a chiamare rinforzi, come aveva detto la ragazza di prima. Che è un modo velato per dire me ne vado, filo, sono un vigliacco. Ancora banditi. Slow! E state fermi! Non ho molto tempo, ho 3 minuti. Qual è il segreto? Scusa, non ti stavo ascoltando mentre ti uccidevo. Sono colpito, eroe. Ah sì? Ma il mio capo ha preso un altro ostaggio da qualche parte vicino al lago di Greatwood. Non credere di riuscire a sconfiggermi. Guarda questo. Questo? Questo cosa? Ah, questo, come muori con un colpo. Mi è piaciuto, puoi rifarlo? Lago di Greatwood. Eccola là. Sistemo io questi imbecilli. Questo non si fa, Ho ancora 2 minuti e mezzo, grosso modo. E devo decapitare quel fetente. No, forse... No, le frecce meglio di no. Potrei... rischierei di colpire la ragazza. Sì, proviamo così. È l'ultima possibilità. O la ragazza morirà. Io sto qua e non faccio assolutamente niente. Assolutamente nulla. Meno che tagliarti la testa con una freccia. Spostati, ragazzo. Un po' più in qua, ecco. Set low. Oh, peste corna. Tiratura massima. Giusto. Niente da perdere. Arrivo. Oh no. Slow. Phew. Per poco. Ehi, come si spegne questo slow? Basta! Tempo, torna normale! Ecco fatto. Ehi, e questi chi sono? Da dove spuntate voi? Oh cavolo, non l'ho decapitato. Vabbè, pazienza. Mio eroe, sei il migliore! Ci hai salvati tutti! Grandioso! Ancora grazie, eroe. Ora andrò a Bowerston per riunirmi alla mia famiglia. Spero che arriverai in città sana e salva. Ti prego, accetta questo. Buono, però guarda che io sono un maschio, Peccato per quella scommessa. Che non ho accettato, poi. Sta chiave d'argento la lascio lì, la prenderò poi in seguito. Ok, torniamo alla Gilda. Altre missioni prima di... insomma di... della missione senza ritorno. Dunque, Gilda degli eroi. Teletrasport Geox! Massacro di mercanti. Tutte le guardie. Eh no, no.
Questa è una missione anti-karmica. Quindi non fa per me. Controllo i potenziamenti e poi mi sa che tornerò là. Salute, resistenza. Vediamo, velocità. Velocità è tutto e sono già abbastanza veloce. Salute. Astuzia. Posso permettermela poi? Sì. No, no, sì, ho molta esperienza. Infiamma, volevo provare qualche altra magia. Furia divina. Costa parecchio. Potere oscuro? Un po' anticarmico, però. Rinnegato. No. Rallentatempo è abbastanza potente per ora. Risucchia vita? Solo i cattivi, eh no. Allora non fa per me. Evoca. Scudo corporeo. Ira. È una cosa da cattivi. Quello più potente. Sono molto tentato. Furia. E però dovrebbe anche modificare il mio aspetto. Furia assassina? Ne ho sentito parlare, molto, molto irregolare, non è detto che colpisca. Guarigione. Beh, molto, molto da buono. Però non fa per me. Multifreccia. Energia magica. E questo mi tenta parecchio. Rallentatempo, spinta, potere oscuro, furia divina, infiamma, palla di fuoco. Sono tutti piuttosto basilari, La nazione. Multifrecce, energia magica. Diamine, detesto essere così indeciso! Che diavolo, prendo ira, anche se mi modificherà un po' la faccia o quello che è. E ancora, e ancora, e ancora. Mi intrigava, oh. Spada eterea. Magari però spendo qualcosa in abilità. Precisione. Anche questo è importante, eh. Astuzia. Anche l'astuzia però mi titilla un pochino. Precisione e un'astuzia, toh. Così faccio tutti contenti. O almeno faccio me contento. Palla di fuoco. Salute, resistenza. Non la compro da un po'. Perché no? Allora, salute e basta così, sì. Vediamo un po' se sono diventato più brutto. Ora sei abbastanza furtivo per usare l'espressione scassinare. Scassinare, sono uno scassinatore, nonostante non abbia mai scassinato prima. Bene, più brutto di così evidentemente non posso diventare, quindi... allora basta.